Assessore, oggi la Regione è testimone e partecipa alla costituzione di questo gruppo di agricoltori che desiderano salvaguardare, ma soprattutto anche promuovere le varietà del mais locale. Costituzione dell'associazione per la tutela e la promozione degli antichi mais friulani è secondo me una bella notizia per due ragioni. La prima è che attraverso da un lato la tutela, ma soprattutto la valorizzazione di queste tipicità legate alla biodiversità della nostra regione, possiamo dare un valore aggiunto anche alla coltivazione del mais. L'ho detto e lo ripeto, non stiamo parlando di elementi di nicchia, stiamo parlando di quello che il cittadino consumatore sempre più chiede, cioè la valorizzazione dei prodotti locali che siano legati fortemente a un territorio. E questa credo che sia già una bella notizia. E ovviamente di varietà di mais antico, in questa regione ne abbiamo molte, da sempre ricca di biodiversità. La seconda notizia positiva è che si costituisce un'associazione, ovvero che in questa regione degli agricoltori si mettono insieme, abbandonano un po' di individualismo per promuovere e lavorare insieme per valorizzare questa peculiarità. Questa, quella dei mulini antichi che ancora ci sono nella nostra regione, e quella anche, ripeto, di valorizzare con orgoglio i loro prodotti e soprattutto di cercare di trovare nei nostri esercizi commerciali, nei nostri ristoranti, la giusta valorizzazione dei prodotti dei locali del territorio.